Oggi vedremo tutte le impostazioni video della Insta360 Ace Pro e daremo una rapida occhiata anche a tutte le altre modalità. Se invece vi siete persi i tutorial dedicati alla prima configurazione e sul menu a tendina, trovate i link in descrizione. Sulla Ace Pro ci sono diverse modalità di registrazione. Io mi soffermerò principalmente sulla modalità video, ma comunque daremo un'occhiata anche alle altre modalità. Allora, partiamo dal fatto che qui in alto a sinistra vediamo il tempo di registrazione totale, mentre qui in alto a destra la percentuale della batteria. Qui invece a destra vediamo queste informazioni che potrebbero non essere visibili in un primo momento. Questo perché di base, quando è tutto in automatico, comunque non riporterà questi dati. Se invece li modifichiamo, effettivamente compariranno qui. Infatti, se io vado in modalità automatica e porto tutto in modalità automatico, quindi effettivamente come dovrebbe essere di base, qui di lato non vediamo più niente, ma ora ci arriveremo. In basso a destra possiamo cambiare il campo visivo, e il campo visivo più ampio è il campo visivo action, però avrà un aspetto anche più distorto. Questo perché cerca di comprimere la visuale in 4 terzi, in 16 noni, e quindi schiaccerà l'immagine. Mentre un buon compromesso è il campo visivo ultra, che comunque ha un ottimo campo visivo, però evita di fare questo schiacciamento, chiamiamolo così, verticale, e quindi sì, anche se c'è la distorsione, si nota di meno. Mentre con The Warp il campo visivo si restringe di poco, però effettivamente viene rimosso l'effetto fisheye. Infine possiamo selezionare l'horizon lock, che ci permette di bloccare l'orizzonte se ruotiamo leggermente la Ace Pro. Significa che non potremo fare una rotazione a 360 gradi, ma magari arriviamo a 30-40 gradi e l'orizzonte rimane allineato, quindi se noi muoviamo la nostra action cam a sinistra o a destra. Però qui, come vediamo, c'è uno zoom digitale notevole, quindi utilizziamo questa funzione solo se effettivamente abbiamo bisogno di questa stabilizzazione extra. Io di base comunque la imposto su ultra. Se comunque vogliamo fare uno zoom digitale, possiamo utilizzare questa icona qui, che infatti sfrutterà il sensore da 48 megapixel per fare uno zoom 2x, e quindi effettivamente avremo sempre un video in 4K di alta qualità. Poi per disattivarlo possiamo fare un click qui, ma comunque con un doppio click attiveremo e disattiveremo questa funzione. Comunque una volta attivata rimane in questo modo. Questo significa che se io cambio modalità e poi ritorno in questo caso in modalità video, effettivamente lo zoom è rimasto attivo. Lo stesso anche se spegniamo la Ace Pro e la riaccendiamo. Ve lo sto dicendo perché alcuni di voi mi hanno fatto proprio questa domanda per sapere se effettivamente lo zoom rimaneva attivo, ed effettivamente è così. Però di base sicuramente noi lo teniamo disattivato, conviene attivarlo solo quando abbiamo bisogno di avere uno zoom maggiore. In basso a sinistra invece possiamo selezionare un bel po' di cose. Partiamo dalla stabilizzazione. Allora, se la impostiamo su off, il campo visivo sarà ancora più ampio, perché effettivamente la stabilizzazione è digitale, ma in questo modo ovviamente avremo un filmato che sarà mosso, a meno che non la usiamo su un cavalletto. Poi comunque in media, se vogliamo la miglior stabilizzazione, dobbiamo selezionare alta. In questo modo avremo uno zoom maggiore, però effettivamente il filmato sarà veramente stabile. Mentre ha senso impostarla effettivamente su bassa se volete utilizzare un tempo di scatto manuale, quindi impostarla magari a un 1/60 di secondo con i filtri ND, e allora per evitare il patatrack digitale imposterete bassa o addirittura disabilitata. Ma in media, per la maggior parte di voi, vi consiglio di impostarla su alta. Per quanto riguarda il rapporto d'aspetto, possiamo registrare in 16 noni, che è il classico video orizzontale, così come questo di YouTube che state vedendo. 4 terzi invece ci permetterà di sfruttare tutto il sensore, quindi effettivamente avremo una porzione verticale maggiore. Invece quest'altro rapporto d'aspetto ricorda il look di un film, ma comunque potremo ritagliarlo poi in post produzione, quindi
quindi comunque questo ve lo sconsiglio. E i 4 terzi secondo me ha senso utilizzarli in modalità free frame, e ci arriveremo fra un po'. Quindi di base impostate i 16 noni. L'Active HDR ci permette di avere l'HDR fatto in automatico in camera, che poi comunque ci regalerà un video standard ma ben ottimizzato per le zone sia più luminose che più scure. Quindi se non vi piace modificare il colore e fate riprese in condizioni magari in controluce, potreste abilitare l'Active HDR, che comunque fa un ottimo lavoro. Mentre se volete fare la post produzione, che è quello che faccio io, vi consiglio assolutamente di tenerlo disattivato. Per quanto riguarda la risoluzione, vi consiglio il 4K, che è il miglior compromesso. Infatti selezionando il 2,7K e il 1080p la qualità scenderà, mentre l'8K ci regala una qualità video eccezionale, ma è disponibile solamente a 24 fps. Quindi magari questo ha senso solo per delle riprese più particolari, per qualche progetto magari un po' più avanzato, e se utilizzate magari anche filtri ND. Di base infatti vi consiglio il 4K a 30 fps. In questo modo avrete i video estremamente fluidi e con un'altissima qualità. In Italia comunque dovremmo utilizzare i 25 fps, ma sull'action cam, lasciando l'otturatore in automatico, avremo magari un video che sembrerà lievemente a scatto o comunque non perfettamente fluido, quindi io per questo consiglio i 30. Se invece dovete fare le riprese al chiuso, comunque in condizioni di scarsa luminosità, a 30 fps potreste vedere la luce che flickera, che lampeggia, delle righe orizzontali, e in quel caso appunto conviene utilizzare i 25 fps. Ma comunque questo è un discorso veramente molto vasto, però in estrema sintesi, per le riprese diurne 30 fps è il miglior compromesso, soprattutto se poi posterete i vostri video sui social. Mentre gli fps maggiori vanno usati principalmente per i slow motion, quindi se volete poi rallentare il video potreste impostare 4K a 120 fps, oppure 4K a 60 fps. In questo modo potrete fare un piccolo slow motion. Selezionando il 2,7K rimaniamo sempre a 120 fps, mentre in 1080p possiamo selezionare i 240 fps, per degli slow motion incredibili, però ovviamente la qualità sarà molto più bassa. Quindi ritorniamo al 4K 30 e adesso accediamo alle impostazioni video avanzate facendo questo swipe. Di base è impostato tutto in automatico e possiamo selezionare alcune voci e iniziamole a vedere da qui, perché comunque poi le ritroviamo anche nella sezione manuale, che vedremo subito dopo. Quindi in automatico possiamo selezionare il profilo colore, di base impostata su standard, che va più che bene, soprattutto se abilitate magari anche l'Active HDR avrete un effetto ottimo. Ma se volete fare la post produzione dovrete impostare il profilo flat. In questo modo il filmato avrà meno saturazione e meno contrasto, ma in post produzione avrete molta più libertà. L'EV è la compensazione dell'esposizione e vi consiglio di metterla a meno 0,5 per evitare che l'action cam sovraesponga alcune zone. Questa invece ci permette di far calcolare la luminosità sul nostro volto, quindi darà la priorità al volto che viene rilevato all'interno della scena. Mentre se impostiamo matrice, non avremo più la priorità sul volto. Quindi comunque se fate dei vlog, dei video selfie, potreste impostare la priorità sul volto. Poi quest'altra icona ci permette di migliorare la stabilizzazione in condizioni di scarsa luminosità. Infatti se l'attiviamo, la Ace Pro tenderà a utilizzare tempi di scatto più veloci, in modo che la stabilizzazione possa funzionare bene, ma aumenterà il valore ISO. Quindi avremo un filmato che sarà molto stabile, però magari la qualità video potrebbe peggiorare. Io comunque vi consiglio di sfruttarla con la modalità Pure Video, che è proprio la modalità notturna che vedremo a breve, quindi comunque in media conviene lasciarla su off, ma vi invito come sempre a sperimentare con queste impostazioni. Il bilanciamento del bianco vi consiglio di lasciarlo in automatico,
ma lo potete anche personalizzare. 5500K è il valore medio della luce diurna, ma se siete all'ombra ovviamente questo valore cambia, se il cielo è nuvoloso questo valore cambia, se il tramonto questo valore cambia, insomma dovrete tenerlo sempre d'occhio. Per questo motivo in media per delle classiche riprese può andar bene lasciarlo in automatico. E poi abbiamo la nitidezza. Ora, nel precedente tutorial il valore della nitidezza era all'interno delle impostazioni video, proprio accedevamo da qui e poi qui vedevamo nelle impostazioni di immagine, se non sbaglio. Adesso invece, con uno degli ultimi aggiornamenti, è stata spostata effettivamente qui, e vi consiglio comunque di selezionare la nitidezza bassa. In questo modo avrete una qualità video migliore. È paradossale, lo so, ma se selezionate questi valori comunque avrete un look che sembra di una videocamera magari low cost con una nitidezza finta, quindi meglio impostarla su bassa. Se invece selezioniamo manuale, possiamo impostare sempre il profilo colore, che io lascio su flat, e poi qui possiamo impostare il tempo di scatto. Di base lo dovrete lasciare in automatico. Se invece volete utilizzare i filtri ND per avere un look un po' più professionale, allora dovrete impostare il tempo di scatto manualmente. Ad esempio a 30 fps imposterò un 60esimo di secondo, ma così la stabilizzazione non funzionerà molto bene, questo è un classico. E quindi di base vi consiglio di lasciarla in automatico. Io infatti con l'Action Cam non uso quasi mai filtri ND e lascio l'otturatore in automatico. Il valore ISO può essere lasciato in automatico e questo gestisce effettivamente la luminosità del nostro video, ma se lo impostiamo in manuale gli possiamo impostare il valore che vogliamo, ma conviene impostarla in automatico impostando 500 max, che vuol dire che l'Ace Pro automaticamente gestirà il valore ISO compreso fra il suo valore minimo, che in questo caso è ISO 100, fino a un massimo di ISO 500. In questo modo avremo sempre la migliore esposizione senza utilizzare dei valori ISO troppo alti che magari ci faranno perdere la qualità video. Quindi la impostiamo in automatico con 500 max. Poi scendendo sotto vediamo il bilanciamento del bianco, anche qui lo possiamo lasciare in automatico, e la nitidezza appunto la possiamo lasciare su bassa. E adesso comunque, come avete visto, c'è stata la notifica che non c'è più il calcolo dell'esposizione sul volto, proprio perché abbiamo iniziato a mettere dei valori manuali, e adesso appunto compaiono tutte queste cose proprio perché siamo in modalità manuale. E quasi dimenticavo, se andiamo in questa sezione poi ci spostiamo qui, possiamo impostare la durata. Di base è messa in infinito, quindi significa che poi il filmato si interromperà solo quando noi cliccheremo di nuovo il pulsante in registrazione, o quando si scarica la batteria, o quando finisce la memoria, o se no possiamo impostare un tempo massimo per la nostra clip. Magari vogliamo registrare solo per 10 minuti perché la mettiamo sul cavalletto, impostiamo 10 minuti, iniziamo a registrare e poi interromperà il video automaticamente, ma di base ovviamente conviene lasciarlo su infinito. Ora vediamo rapidamente le altre modalità. Questa è la modalità Pure Video, che ci permette di avere la miglior qualità in condizioni di scarsa luminosità, proprio perché sfrutterà il chip AI. E ne ho parlato approfonditamente in questo video che trovate qui sopra. Allora, per le riprese notturne comunque vi consiglio i 25 fps, va benissimo in 4K, anche qui abbiamo lo zoom digitale, possiamo impostare il campo visivo, e poi invece come impostazioni manuali non possiamo fare quasi nulla. Quindi in questo caso al massimo potremo gestire magari il bilanciamento del bianco. Passando avanti, nella modalità free frame, come vedete abbiamo un'anteprima orizzontale che verticale. Questo perché la Ace Pro farà un video normale ma non applicherà la stabilizzazione e registrerà in 4/3, quindi sfrutterà tutto il sensore. E quindi tramite l'applicazione di Insta360 su smartphone o con Insta360 Studio, automaticamente quando importeremo la clip verrà applicata la stabilizzazione e potremo scegliere il rapporto d'aspetto, quindi se avere un video in 9/16, quindi in verticale, o in orizzontale. Da qui possiamo effettivamente avere solo l'anteprima,
nel senso che in questo modo ci farà capire indicativamente quella che può essere l'inquadratura di un video in 16 noni e in 9 sedicesimi, ma comunque sarà questa la registrazione che faremo. Le impostazioni video comunque saranno sempre le stesse, nel senso che poi anche in questa modalità dobbiamo cambiarle manualmente, ma i consigli rimangono gli stessi. Passando avanti, vediamo che abbiamo il time shift. Il time shift non è altro che un hyperlapse, quindi un timelapse in movimento. Anche da qui abbiamo le impostazioni manuali, in questo caso lasciamo qui in automatico, e se entriamo qui dentro vediamo che possiamo cambiare la stabilizzazione o su off o su standard, quindi la lasciamo su standard, e poi il tutto è molto limitato, quindi non possiamo far molto. E in questo caso il senso di questa modalità è quello di magari fare dei video velocizzati mentre stiamo facendo qualcosa in movimento. Ad esempio possiamo inquadrare un monumento e utilizziamo questo mirino che abbiamo qui per tenere magari al centro il nostro edificio, facciamo tutto un movimento laterale oppure ci avviciniamo e il video, una volta velocizzato, avrà un look ovviamente molto particolare. Andando avanti vediamo la modalità timelapse. Quindi in questo caso è la stessa cosa di quella che abbiamo visto, ma da fermi. In questo caso quindi dovremo utilizzare un cavalletto. Anche da qui accederemo alle impostazioni video avanzate. E da qui invece possiamo impostare un po' di cose. La stabilizzazione non so perché effettivamente ci sia standard, ma comunque la possiamo lasciare su off, visto che siamo con il cavalletto. Il rapporto d'aspetto lo possiamo lasciare in 16 noni o lo dobbiamo impostare in 4 terzi se magari poi in post produzione volete ritagliare il time lapse. E poi possiamo impostare la durata delle riprese con l'intervallo. E da qui avremo effettivamente l'anteprima del tempo. Che significa? Che se io lascio la Ace Pro per 3 minuti a registrare con un intervallo di 2 secondi, la ripresa effettivamente durerà 3 secondi. Infatti qui mi dice da 3, passiamo a 3 secondi. Ma se io sempre in quell'intervallo di tempo, quindi in 3 minuti, imposto 0,5 secondi, quindi significa 2 foto al secondo, il video durerà 12 secondi. E se io vado a salire troppo, per esempio se io ora imposto magari i 10 secondi, già non mi dà più i 3 minuti. Questo perché il video sarebbe troppo breve e quindi il minimo diventa 5 minuti. E con intervallo di 10 secondi, in 5 minuti di tempo il video durerà solo un secondo. Ora, la regola in media ci dice che più l'intervallo è lento, più il time lapse sarà bello. Questo significa che se noi possiamo lasciare la nostra Ace Pro per 3 ore e vogliamo fare un time lapse rapido, magari in questo caso mi dice 36 secondi, troppo lento da inserire in un montaggio video, io magari gli dico di fare un intervallo di 60 secondi, quindi una foto ogni minuto, e in questo caso nel giro di 3 ore avremo un filmato di 6 secondi. Così il tutto sarà estremamente rapido, ma molto più interessante. Vi invito comunque a giocare un pochino con queste impostazioni per vedere effettivamente la differenza della resa del vostro timelapse. Da qui ovviamente possiamo cambiare il campo visivo ultra o the warp. Andando avanti vediamo che abbiamo la modalità loop recording, quindi registrerà all'infinito in loop e possiamo impostare la durata del loop. Il massimo è 30 minuti, ma possiamo impostare un minimo di un minuto, oppure infinito è fino a quando non esaurisce la memoria. Quindi arrivato alla fine della registrazione inizierà a registrare da capo e avremo un loop infinito della nostra ripresa. Se impostiamo i 30 minuti avremo sempre gli ultimi 30 minuti fino a quando non interrompiamo la ripresa. In media poi le impostazioni video rimangono invariate, come appunto per la modalità video, e questa modalità ha senso se magari la vogliamo utilizzare come dashcam. Andando avanti possiamo selezionare la modalità slow motion, che ci permette di rallentare direttamente il video, quindi non dovremo far nulla in post produzione, sarà fatto tutto direttamente in camera. Possiamo impostare il 4K a 120 fps o il 1080p a 240 fps. Ovviamente questi sono i massimi slow motion, ma possiamo impostare un minimo qui di 100 fps e 1080p
oppure. Quindi comunque una modalità fatta proprio per sfruttare al massimo lo slow motion della nostra Ace Pro. In questo caso la stabilizzazione può essere selezionata appunto su alta e poi abbiamo sempre le solite impostazioni video. Adesso passiamo alla modalità Starlapse, che in realtà ha tre modalità differenti. Infatti abbiamo il video Starlapse, il video Star Trail e la foto Star Trail. Allora, le modalità video Star Trail e video Starlapse effettueranno effettivamente un video, ma salveranno anche le foto, mentre in modalità foto Star Trail non avremo alcun video. Ma allora, partiamo dalla modalità video Starlapse. In questa modalità possiamo selezionare il rapporto d'aspetto 16 noni o 4 terzi, se vogliamo poi magari effettuare il ritaglio in post produzione. La durata possiamo impostarla all'infinito oppure possiamo selezionare uno di questi valori. E poi vediamo che abbiamo il formato. Infatti, oltre appunto al video, potremo selezionare il formato Pure Shot oppure Pure Shot Pure RAW, ovvero la classica foto JPEG ma modificata dall'Ace Pro, quindi scatto Pure Shot più lo scatto in RAW. In questo modo quindi avremo sia un video che tutte le singole foto, e quindi se vorremmo potremmo poi noi creare il tutto manualmente sfruttando magari file RAW, così da avere una qualità ancora più alta. Se andiamo qui possiamo vedere che abbiamo le impostazioni dedicate al tempo di scatto, all'ISO e al bilanciamento del bianco. Ovviamente lo possiamo lasciare in automatico, ma per un'ottima resa idealmente dovremmo scattare in manuale. Ora però di sera ovviamente non saprete da quali valori partire, quindi vi consiglio di andare in modalità foto e provare a fare dei singoli scatti, provando un pochino a modificare i valori come il tempo di scatto e l'ISO. Ovviamente più l'ISO è basso meglio sarà, e poi possiamo cambiare il tempo di scatto. Di sera comunque sicuramente dovremo impostare almeno i 30 secondi per avere abbastanza luce. Qui ora al chiuso ovviamente 30 secondi sono un valore totalmente esagerato. Comunque questa modalità ci permette di fare dei timelapse notturni, vediamola così. Mentre se passiamo alla modalità video Star Trail potremmo effettuare il video che ci regalerà la scia delle stelle, quindi ci farà vedere effettivamente il movimento delle stelle. Vale tutto quello che ho detto per la modalità precedente, quindi anche qui possiamo selezionare il formato che vogliamo per le foto e possiamo impostare qui i valori che vogliamo. Anche qui potrebbe essere l'ideale fare una foto di prova per vedere indicativamente quale può essere l'esposizione corretta. Infine passiamo alla modalità foto Star Trail. Questa modalità differisce dal video Star Trail solamente perché qui scatteremo direttamente le foto e non verrà realizzato alcun video. Quindi se comunque noi sappiamo che andremo a utilizzare solo le foto per fare il nostro video Star Trail, ovviamente non ha senso selezionare video Star Trail, che magari occupa più spazio, fa consumare di più la batteria della Ace Pro. Quindi in questo caso potreste selezionare foto Star Trail. Andando avanti possiamo fare burst foto, quindi in questo caso possiamo fare 30 foto in 10 secondi, 30 foto in 6 secondi, 30 foto in 3 secondi e così via. Comunque abbiamo tutta una serie di sequenze. Ad esempio, se io gli dico 30 foto in 10 secondi e poi clicco qui, effettivamente lei sta facendo tutte queste foto, quindi stiamo scattando veramente 30 foto e adesso sta effettuando il salvataggio. Anche in questo caso possiamo cambiare alcune impostazioni avanzate. Andando avanti possiamo impostare l'intervallo, quindi il vero timelapse. È una modalità di foto intervallata, ma qui il tutto è manuale. Infatti impostiamo l'intervallo di tempo con una durata magari infinito, 3 minuti o come vogliamo noi, ma effettivamente non ci viene detto il risultato finale. E quindi dovremo utilizzare delle app come Timelapse Calculator o tornare nella modalità che abbiamo visto prima e fare appunto i test della durata. Ma in estrema sintesi, in questo modo potremo fare un timelapse di altissima qualità, soprattutto se selezioniamo Pure Shot più RAW avremo tutti gli scatti in formato sia
Pure Shot, quindi modificato all'Ace Pro, che in formato RAW a 48 megapixel. E in questo caso quindi avremo veramente un timelapse di una qualità altissima, ma sarà ovviamente difficile da gestire in post produzione. Anche qui possiamo gestire alcuni valori. Rimane la solita regola che più il valore ISO è basso, maggiore sarà la qualità, ma ovviamente in questo caso, ad esempio in studio, c'è poca luce per utilizzare ISO 100. Andando avanti, passiamo alla modalità foto HDR e modalità foto. Allora, partiamo dalla modalità foto. Anche qui possiamo fare lo zoom digitale 2x, possiamo selezionare i 48 megapixel e come formato abbiamo JPEG, quindi la classica foto, Pure Shot, quello che abbiamo visto più volte, quindi una foto JPEG modificata dalla Ace Pro per avere un'ottima resa, oppure possiamo utilizzare Pure Shot più lo scatto in RAW per avere la massima qualità. Però ovviamente lo scatto in RAW richiede molta post produzione. Rapporto d'aspetto lasciamo i 4 terzi per non avere alcun ritaglio nella foto. Nel timer comunque gli possiamo dire scatta la foto dopo 3 secondi, 5 secondi e così via. Da qui possiamo cambiare il campo visivo e vi consiglio di lasciare quello ultra proprio per avere la foto a massima qualità e in caso poi potrete fare il tutto in post produzione e da qui potete cambiare i valori della foto. Non so però se avete notato che adesso non possiamo più fare lo zoom. Questo perché una volta che passiamo alla modalità 48 megapixel sfrutteremo tutto il sensore, mentre in modalità 12 megapixel si può fare comunque questo trucchetto, chiamiamolo così, dello zoom 2x, quindi è una cosa sicuramente da tenere a mente. Se invece passiamo in modalità foto HDR, la risoluzione è solamente a 12 megapixel e il formato è solamente Pure Shot. In questo modo ovviamente conviene lasciare tutto in automatico, anche perché non possiamo fare praticamente niente, e questa è la modalità foto più automatica che potremo avere con la nostra Ace Pro. In questo modo non ci dovremo preoccupare di impostare il tutto al meglio perché farà tutto automaticamente. Come avete visto ci sono un milione di impostazioni e sono andato abbastanza velocemente, mi sono soffermato un po' di più nella modalità video anche perché è la modalità che utilizzerete di più e di base i valori comunque sono simili, quindi se riuscite a capire il funzionamento della modalità video comunque potrete gestire anche le altre modalità. La cosa importante è sperimentare tantissimo, ma se ci avete fatto caso da qui possiamo accedere alle impostazioni predefinite. Infatti da qui possiamo crearci un nostro nuovo profilo oppure possiamo selezionare uno di questi. Ad esempio magari ne creo uno nuovo che si chiama personalizzato 1 C1 e da qui si sta applicando le impostazioni video attuali. Quindi magari ho questo profilo che lascio C1 con ISO 500 al massimo e video in 4K a 30 fps, ma ad esempio voglio un altro profilo in 8K a 24 fps con ISO impostato a 100, quindi imposterò questo così. Poi vado di nuovo nelle impostazioni predefinite, vado più, seleziono personalizzato 2 e salvo. E infatti come possiamo vedere su C2 abbiamo 8K, 24 fps, ISO 100. Ma così posso passare rapidamente a un altro profilo se clicco il tasto laterale. Da qui infatti, oltre a cambiare la modalità, se clicco qui possiamo selezionare anche i nostri preset, quindi io magari seleziono C1 e C2, torniamo indietro e da qui effettivamente passo a C2, poi clicco qui e magari seleziono C1, e così ho fatto questo passaggio rapido nelle due impostazioni. Naturalmente qui su YouTube pubblicherò altri video dedicati alla Ace Pro perché c'è ancora tanto altro da dire, ma questo completa il tris dei video come usare la Insta360 Ace Pro. E quindi per rimanere sempre aggiornati sul mondo Insta360 potreste iscrivervi al canale.